In via Trapani, messa a norma impianti sportivi, e su questo potrebbero ampiamente parlare gli ex assessori al ramo dell'epoca Lama e Pugliatti. Riqualificazione rete fognante via Azorio, miglioramento e messa in sicurezza strada d'accesso al cimitero centro, raccolta ed incanalamento acqua piovana dietro la chiesa di Sant'Onofrio, sotto la sala musica, che tanto danno ha creato quell'acqua che scendeva violentemente dalla strada della Madonna Annunziata e sbatteva nel muro della chiesa ed anche in case private. Realizzazione icona San Filippo e messa in sicurezza di quella zona con la ringhiera a ridosso del mostro paesaggistico che è il centro sociale. Messa in sicurezza per la terza volta, non ce la potete mai fare, tranne che o no, tutto quello che volete, ma quando sono serio, ho girato il mondo e non mi abbasso a queste cose meschine di politica di casopetto che attaccarle così. Però io vi dico, se mi date il voto, io ho voluto un cognome di garanzia. Curcurudo sarà a disposizione, sarà con l'impegno. Allora, cittadini di Casalvecchio, io vi ringrazio per il sostegno, per l'appoggio, per la vicinanza che mi avete dato in questi 10 anni. 10 anni difficili da amministrare a Casalvecchio, 10 anni complicati, sì, complicati, difficili, dissesto finanziario 96, anno di luce 96. È stato detto che non abbiamo fatto niente, allora iniziamo. Sono andato nella frazione San Carlo, che ancora era sindaco Gaetano D'Aletti. C'era una situazione catastrofica. In quella zona abbiamo dovuto spollare delle persone. E questi signori lo sapevano! Viceversa hanno preferito spostare alcuni finanziamenti in altri lidi, magari meno franosi rispetto a San Carlo. E vedi, la regimentazione idraulica dei lidi di Sidano-San Carlo veniva più comodo realizzarla, forse c'erano più vantaggi, cari signori, o perché c'era più urgenza rispetto al consolidamento di San Carlo. Maiuscola, ne parleranno altri. Quando mi sono insediato al comune nel lontano 1998, ancora a San Pietro un servizio per l'apertura al pubblico dell'abbazia di San Pietro e Paolo Magro non c'era. All'interno della chiesa non c'era nemmeno un minimo di luce per accendere una lampada, non c'erano 4 sedie per entrare in quella chiesa, non c'era niente. Si parla di cultura ed è stato abbandonato un gioiello per Casalvecchio, un gioiello! Anzi no, il gioiello di Casalvecchio è stato rimasto all'opposizione con lui dall'80 al 1994. Però la situazione è un po' diversa, non si può venire a dire il sindaco Onofrio Santoro non ha fatto niente, perché poi alla fine non si va nella direzione di dire la realtà delle cose. Ciò che poco fa ha nominato sul palco l'amico Pietro Santoro, quasi quasi non ci siamo mai abbandonati, per quello che ha detto in tutti questi 10 anni abbiamo fatto tutti insieme. Però quello che ha detto Pietro Santoro su questo palco, signori, io vi invito ad andare a guardare se è vero o è come la fognatura di qui, dalla caserma arrivata alla vendetta popolare.
Allora io tutto questo devo ringraziare sicuramente. Non lo possiede. Certo, questo non è parlare di opere, questo è parlare di minima politica, strategia. Non era per il bene del paese che loro lottavano, anzi, volevano fare di più, volevano andare oltre, volevano cercare le persone per fare la mozione di sfiducia al sindaco. Si sono adoperati per 5 anni per fare la mozione di sfiducia. Caro Paolo, lo posso dire, non ci sei riuscito. Non ci sei riuscito. Per, purtroppo per te non ci sei riuscito. E allora, alla fine deve essere guidata a fare proposte concrete per risolvere i problemi della gente. Noi in questi 10 anni l'abbiamo fatto. Abbiamo garantito tutti i servizi, sì, con qualche difficoltà, ma abbiamo detto che abbiamo riconosciuto quasi 4 miliardi di debiti, cari signori. Abbiamo anche operato sul territorio, si può fare senza di più, non metto in dubbio. Io mi auguro che voi ci date il consenso per il futuro e cercheremo di migliorare le condizioni di tutto il paese, ma già l'abbiamo fatto, non siamo stati fermi in questi 10 anni. L'organizzazione di San Pietro e Paolo Varrò rispetto a 10 anni fa da quella zona non è più la stessa. Se parliamo di San Gallo, quella zona non è più la stessa. Se parliamo di Chiuniti, quella zona non è più la stessa. Anche a Casalbetto Centro non sono state fatte tante opere, ma all'interno, quando si dice arredo urbano, significa vie del paese sistemate, recupero. Quando si parla di l'icona di San Filippo, che c'era un abbandono assoluto, significa non parlo dell'icona, è stata fatta un'icona perché lì sorgeva una chiesa, non per altro, per non togliere quel luogo sacro completamente dal nostro territorio. Mentre altri in passato hanno preferito toglierla da lì, anziché lasciare un qualcosa che era del nostro patrimonio cronografico, perché insieme al nostro articolo c'è una squadra che vuole fare, vuole portare, far progredire Casalbetto. Grazie a tutti i cittadini di Casalbetto. Bellissimo. Da parte mia, purtroppo è irrevedibile perché le cose cambiano. Assieme all'assessore Ferraro, l'assessore Spadaro, l'assessore Cacopra, l'assessore vice sindaco onorevole Rigono, oggi è andato a sindaco, auguro domani sindaco di Casalbetto. Ringrazio il nome Santoro che ha voluto per 2 legislature che io questa parte al suo gruppo e sono onorato di essere stato con lui per 10 anni. Ringrazio i cittadini che mi hanno votato. Ringrazio i consiglieri. È una cosa molto importante per tutto l'abitato urbano di Casalbetto. Infatti, tranne la strada principale e qualche piccola bradella, il paese a valle e a monte del centro abitato attualmente è sfornito di strade agibili. La prima cosa che ci proponiamo con l'amministrazione è quello di fare la strada che da Acqua Fontana porta nella zona Salita Palazzo e va a finire a Badia. Un primo impegno, questa amministrazione, come ha detto l'amico Pietro Santoro, l'ha avuto, ha fatto il recupero delle acque e ha permesso di fare un tratto di quella strada. Ma adesso ci proponiamo di completarlo con il nuovo Consiglio Comunale, perché purtroppo con il precedente Consiglio non è stato possibile l'intervento. Questa strada cercherà di dare nuova vivibilità a quella zona, nella zona di Badia, nella zona di Salita Palazzo, dove ci sono tante abitazioni che i cittadini parcheggiano, perché Casalvecchio, una delle problematiche più grosse che c'è è quella di mancanza di un parcheggio. E quindi quando si fanno delle manifestazioni religiose, culturali, la gente ha grossissime difficoltà a venire a Casalvecchio. Cercheremo di ovviare a questo inconveniente. Recuperare.